noi sabato 4 giugno alle ore 14.30 nel cortile, all'interno del cortile del Broletto, proprio davanti alla sede della provincia, abbiamo organizzato una grande agorà, nel senso che vogliamo che tutti i cittadini che vogliono intervenire e che hanno partecipato alla grande marcia del 10 aprile pongano al presidente della provincia Mottinelli, il nostro primo referente per quanto riguarda la scaletta che ci siamo posti, domande sulle condizioni ambientali della provincia e sulle disponibilità a prendere decisioni rispetto al quanto noi abbiamo chiesto con il nostro documento fondativo, cioè una moratoria per quanto riguarda il conferimento di qualsiasi tipo di ulteriori veleni e l'avvio delle pratiche di bonifica partendo dai siti più contaminati. Dopo la vostra grande mobilitazione, che risposta avete avuto dalle istituzioni? Per ora non abbiamo avuto risposte né riscontri, neppure ai nostri documenti, ed è anche per questa ragione che ci stiamo muovendo in questo senso. Fra l'altro la provincia sarà soltanto il primo gradino di un percorso che vogliamo fare, perché poi arriveremo in regione e se non avremo risposte adeguate siamo disponibili ad arrivare fino a Roma, al Ministero, perché riteniamo che a Brescia la situazione sia davvero molto, molto, molto pesante.